che ne pensi? Bello, bellissimo, mi piace molto. Ninni Bruschetta, allora, il direttore della fotografia più celebre d'Italia sbarca a Bollywood, eh? Beh, diciamo che sbarca, che risbarca a Roma, che era sbarcato a Bollywood e poi ora ritorna con la sua troupe. Ma gli indiani con lo smarmellamento come sono messi? Questo noi, io non lo posso anticipare ovviamente, ma hanno capito molto bene cos'è lo smarmellamento, anche in India. Senti, com'è tornare dopo 10 anni a riabbracciare i compagni di lavoro? Ma non vi siete mai lasciati in realtà in questi 10 anni? Non ci siamo mai persi, abbiamo fatto tante altre cose insieme, sia con parte degli autori di Boris, sia diciamo, nel mondo del cinema, anche del teatro e della televisione, e poi ovviamente questa esperienza perfetta, se posso dire così, ci ha unito anche umanamente, quindi siamo rimasti amici, ci sentiamo sempre. Non abbiamo una chat, infatti ieri qualcuno ci chiedeva: avete una chat? No, perché sulle chat si litiga, noi ci sentiamo singolarmente e ci vediamo. E siamo amici tutti quanti. Farisei, sadducei, viandanti, lebbrosi, mendicanti, mossenugi, sono tutti calabresi, ma è una scelta. L'unico favore che ha chiesto mio cugino Michele è quello di aiutare alcuni ragazzi calabresi che in questi tempi di crisi non ce la fanno arrivare alla fine del mese. Quindi non tanto sei stato felice di lasciare il tuo teatro da parte per un attimo, no? Sì, sì, ma io non lo lascio mai da parte, perché anche mentre giravamo Boris ogni tanto veniva fuori qualche replica e si fa. Però Boris è sicuramente il prodotto qualitativamente più bello che ho fatto nella mia vita, insomma sono abbastanza convinto di questo. Ho fatto tante cose belle per fortuna, però questa forse è la più bella. Diciamo, firmeresti per fare 11 stagioni anche, no? Beh, se è il caso di farle, sicuramente sì. Perfetto, allora grazie e complimenti sempre. Grazie a voi, grazie a te, ciao.